Ciao a tutti ragazzi, sono Into Drake e benvenuti al terzo episodio di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo. Questo episodio lo sto registrando insieme agli altri due nello stesso momento, cioè nella stessa giornata, quindi non so che risultati stanno avendo i primi due episodi, se qualcuno si sta cagando o il vuoto assoluto, ma a me non mi frega perché ci tengo a questa serie e quindi anche se fa zero visual ad episodio, io continuo ad andare avanti e finirla. A differenza di altri giochi che ho portato anche ultimamente, avventura grafica, che non ho continuato perché vabbè, cioè non stava avendo successo e diciamo me la voglio quella giocare da solo. Vabbè, non prendiamoci in discorsi inutili e continuiamo l'episodio. Allora, qua dobbiamo andare avanti e bisogna trovare una strada segreta. Allora, ok, perfetto. Si trova dietro a uno di questi. Che è? Armadio, biblioteca, che cazzo? C'è, tipo mobili. Troveremo appunto l'entrata segreta. Qui non c'è. Ovviamente sarà qua perché credo che non ce ne stanno altre. E infatti, eccola qua. Entriamo e vediamo un po' dove ci porta il vento. Vi giuro, non avevo visto che era senza pavimento qua. Cioè scale. Ok. Ok, qua inizia il gioco a spiegarci come funzionano i meccanismi e tutta la roba così. Ah, che culo, sempre nei posti migliori vai a capitare, principe. Ok, qua appunto vi sta. È una specie di tutorial che vi spiega appunto come interagire con i vari meccanismi. Ok, eccoci qua. Ok, allora qua ricordo che è un po' un rompimento perché prima bisogna tirare sta cosa, non mi viene il termine. Oh, cazzo, come vedete è veloce. Però scusa, non stava il coso che rallentava il tempo? O era in spirito guerriero quel coso là? No, che ce l'abbiamo fatto ugualmente. Ok, Oh, bene. grazie a Dio! Temevo fossi uno di loro. Mi aiuteresti ad attivare il sistema di difesa di Azad? Bisogna essere in due per riuscirci. Rimetterò io i perni a posto. Quello che se ne occupa di solito ha fatto. Lasciamo stare. Sali sulla piattaforma e scendi giù. Poi gira quelle due manovelle per farla risalire. Li vedi quei quattro perni? Tu li devi raccogliere uno alla volta, finché non li avrai tutti e quattro. Poi portali su tutti insieme. E cerca di raccoglierli nell'ordine giusto. Ok, dobbiamo fare questo enigma che da piccolo un po' mi faceva incazzare, speriamo non più. E comunque avete visto sto soldato superstite? Era questo che dicevo nello scorso episodio, che in realtà sono in quattro che si sono Ecco salvati, fatto. però Hai preso il primo perno. Ora prendi gli altri tre. vabbè. Ok, abbiamo preso il primo, che sarebbe. Ricorda. Fai attenzione a quei solchi! Sì. Allora, qui non ci capisco nulla, ragazzi. Facciamo un metodo a cazzo proprio come quando ero piccolo. Funziona così. Una manovella fa ruotare la piattaforma, l'altra la fa salire e abbassare. Sì, ho capito. Devo, in poche parole, andare su adesso. Vediamo se ci riesco. Io depositerei già. Ah, pure la luna mi ha dato. Ok. Depositi. Cioè. Avete capito? Attento! Cosa Pensaci attento? bene! Perché? Bah.
Non l'ho capito, vabbè. Depositiamo il perno, quello che... No, devi andare su, imbecille. Non ancora. Prima devi prendere tutti e quattro i perni. Ok. E poi portarli su in cima. Quindi dobbiamo prenderli tutti prima. La luna non posso perché mi dice non ancora. Quindi, che altro bisogna fare? Vediamo. Ok, qua c'è tipo la cosa di tanti colori. Cioè, avete capito, la cosa di due colori. Vediamo se riusciamo a prenderla senza che quello gridi. Eccola qua. Vediamo un po' come va la situation. Attento! 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 Ma allora qual è il secondo? Che poi non ho capito qual è l'ordine. Scusa, fammi vedere. Allora, noi abbiamo questo qua. Allora, mi sa che dobbiamo prendere questo tutto scuro. Quindi, dove cazzo sarà? Scendiamo finché non lo troviamo. Ok, ok, trovato. Trovato, vediamo se riesco a pigliarlo. Non lo piglia perché questo qua non fa andare avanti. Quindi devo trovare un modo per avere già il coso nero qua. Che manca anche poco. Quindi vediamo cosa riesco a fare. Ok, perfetto. Spero che mi faccia scendere adesso. Sì, ok, grandioso. Quindi in teoria, se ho capito bene come funziona sto enigma dopo anni, dovrebbe farmelo prendere senza problemi. E sono due. Ok, perfetto. Quindi il secondo è la luna. Quindi possiamo alzarci. Qui bisogna girarlo e girare, se no non ci fa andare avanti. Quindi bisogna trovare un punto dove... E io direi qua va benissimo. Saliamo ancora. Ok, dovrebbe... Esatto, esatto. Quindi adesso bisogna solamente prendere l'ultimo pezzo che è in attento. Alto. No, ma come attento? Ma come attento? Scusa, la luna dovrebbe essere la penultima. Dov'è il gingillo? Allora, abbiamo preso quello nero, cioè quello metà. Ma che cazzo ne so qual è l'ordine? Allora, scusa, non mi dire che se vado giù mi fai prendere... Cioè, se vado su... Scusa. Questo qua me lo fai prendere? Devo girare. Ne manca solo uno. Ok, boh. L'ordine, sinceramente, non l'ho capito bene. Quindi manca l'ultimo. Cioè, dopo anni adesso ho capito l'enigma. Anche se non ho capito l'ordine da dove ora si vede. Tutti su. Ok. E inseriscili nei loro ingranaggi. Ok, easy. Andiamo tutto su. Perfetto, lì la luna. Ok, dovrebbe essere... No, cazzo, devi andare su. Grande! Oh! Sapevo che ce l'avresti fatta! Finalmente! Ora c'è un'ultima cosa da fare. Vedi quella piattaforma? Sì, la vedo. Tira la tua leva e io tirerò la mia. Ok, bro. Attento! Attento! Oh! Attento! Oh! Attento! No, non è successo. What? Neanche questo. Fammi ricominciare. Perché non... No, devo rifare tutto. No, ma perché non mi ha fatto tornare indietro, sto bastardo? Ragazzi, ho due cose da dirvi. La prima è che ho bestemmiato per un casino di tempo, perché sono... Cioè, stavolta ci ho impiegato di più a fare questo cazzo di enigma. La seconda cosa, il gioco o si è buggato o mi vuole male a me.
perché come vedete stavolta c'è la piattaforma, invece prima non ci stava, quindi che cazzo vuol dire ciò? Che sicuramente il gioco si era buggato, quindi sono morto a causa di un bug. E guardate là in alto a destra il bastardo che appunto ci aspetta, maledetto te. E vabbè dai, proseguiamo. Che razza di congegno è questo? Te l'ho detto! È il sistema di difesa del palazzo! Piantala di perdere tempo! Okay, ecco. Tira la leva! Innanzitutto calmati che io ho fatto tutto il lavoro e tu stavi là a guardare. Ok. Ce l'abbiamo fatta! Quei dannati demoni la pagheranno caro! Oh, per Dio! Malediranno il giorno in cui hanno osato attaccare il palazzo d'Asar! Con questo enigma che abbiamo svolto si sono attivate le trappole. La cosa bella... Vabbè, lui è morto, è crepato, non si sa come. Ah, ecco, oddio che figata! È diventato uno di sabbia. Mai avevo notato sta cosa. Come vedete lui non c'è più, cioè ci sta però è diventato di sabbia. Wow, povero, ma poi da nulla è diventato di sabbia. Ok, ci penso io a farti smettere di soffrire. Ok, fatto. Dicevo che cavolo stavo dicendo. Devo dirti una... Ah sì, che è il bello che ci siamo fatti il culo per attivare le trappole contro i nemici, ma i nemici non moriranno mai a causa di ste trappole, ma moriremo noi. Quindi ci siamo dati un calcio in culo da soli, perché appunto le trappole faranno più danno a noi che ai nemici. No, senza togliete il più, faranno danni a noi, punto. I nemici nemmeno li tocca. Allora, dato che sicuramente avrò tagliato un sacco, direi di proseguire fino al prossimo salvataggio, perché facendomi i conti non so quanto durerà la parte dell'enigma. Allora, cosa ho fatto? Ok, com'è che si camminava? No, c'era un tasto. No, cazzo, che cazzo di tasto era? Che il principe camminava piano. Ok, trovato. In pratica, vedete queste trappole qua? Se noi camminiamo normalmente, escono fuori i spuntoni, mentre camminando così lenti, non sbucherà nulla. Quindi, da piccolo sta cosa mi pare che non la sapevo, è tipo... Le difese del palazzo si basavano su una logica contorta. Potevano essere eluse utilizzando degli interruttori posizionati strategicamente. Ho imparato subito a riconoscerli. Ma è stata dura non farsi sopraffare dal timore d'aver commesso un terribile errore azionando quel sistema di trappole mortali che in verità sembrava minare più la mia vita che quella di un invasore non umano. Esatto, l'hai detto da solo. Che culo. Perché qua devi essere veloce, se no va a finire che si chiude la porta. Quindi dovete proprio essere veloci. Speriamo di farcela. Ma cazzo. Ok. Che culo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Uff. Bene, questa parte è carina, perché tipo ci stanno i giardini. Facciamo piazza pulita come al solito. Questo ha deciso di morire così. Questo ha deciso di morire rallentato. Dai, cazzo. Ma che cazzo fai, principe? Allora, fatevi vedere una cosa. Se non sbaglio c'è la nuova abilità. Esatto. Com'è che... Ok. Che tipo vi date la spinta dal muro. Però... Ok, oppure fate così. Vabbè. Potete fare in due modi sta abilità sul muro. Ok, altro salvataggio. Però non so quanto cazzo durerà sto episodio.
non lo so ragazzi, non so se stoppare o andare avanti, perché ho paura che in realtà sta durando tanto, mentre credo che invece sta durando poco, quindi non so proprio che fare ragazzi. Tra l'altro, se non sbaglio qua ci dovrebbe essere più avanti la seconda, il secondo potenziamento della vita, se non sbaglio. Facciamo così ragazzi, l'episodio finisce qua, però se vedo che dura meno, faccio che oggi faccio due episodi, quindi più tardi, tipo alle 18, faccio uscire l'altro episodio. Se invece non esce l'episodio, significa che questo è durato abbastanza. Vediamo la visione e ci salutiamo. Bene ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, al solito lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo episodio di Prince of Persia e le sabbie del tempo. Ciao a tutti!